versate nel boccale tutto il vino bianco e l'olio extravergine d'oliva. Azionate il bimby 10 secondi, velocità 4. Aggiungete la farina, il sale, azionate il bimby un minuto, spiga. La trasferite su un piano da lavoro, quindi la compattate con le mani. Stendiamo la pasta con l'aiuto di un mattarello, così. Prendiamo dei pirottini di carta, quindi con un tagliapasta formiamo così, e poi adagiate in questa maniera e fate questo movimento. Non dimenticate di fare dei buchi con la forchetta. Ok, quindi sistemiamo così, portiamo in forno a 180 gradi, forno precedentemente preriscaldato, statico, per 25 minuti circa o fino a doratura. Padella, rosolate l'olio con lo spicchio d'aglio, togliete l'aglio, quindi aggiungete tutte le zucchine tagliate a gioielli, lasciamole insaporire e ammorbidire. Quindi cosa facciamo? Aggiustate di sale. Io aggiungo sempre un po' di pepe nero e amalgamate. Dopo aver raffreddato per bene le zucchine, aggiungete al composto il formaggio spalmabile, scusate, questo qui io sto utilizzando. Voi potete utilizzare qualsiasi tipo volete. Quindi amalgamate per bene. Riempite una sacca poche con il composto ottenuto, così. Prendiamo i cestini cotti ben raffreddati e li stacchiamo. Quindi cosa facciamo? Li farcite con il composto di zucchine, così. Eccoli pronti. Sono buonissimi come aperitivo. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio e alla prossima. Un bacio.